Sono due prove che hanno fatto entrambi. La prima. Io sto pensando al valore dei guidatori in pista. Capito? Da una parte c'è Roberto Vecchione, dall'altra c'è Enrico Bellei. Hanno due cavalli con caratteristiche simili. Roberto ha il cavallo che secondo me è più forte. No, no, è sicuramente. Cioè, prima dell'europeo, no, no, perché dicevi, mi sento colpevole. Mi sento colpevole perché nella seconda prova ho sottovalutato Peace of Mind. Nel senso che abbiamo detto una cosa di cavalli, io Peace of Mind. O un team, o insomma, sono valutazioni che si fanno, no? Cioè, e poi penso abbastanza legittime queste, non è che insomma, parla la carriera in generale, no? Ringo Starr Treb ha frequentato insomma compagnie. Ieri, Giulio, quindi ci riprovo. Ieri? È del tutto lecito. C'è un Roberto Vecchione bravissimo e un Bellei che ha una cavalla duttile, velocissima, che inventerà tutto. Sì, ma infatti non dico che sia scontato, non è scontato, è l'esito. Però dicevo, appunto, può contare molto appunto anche lo stato fisico, no? Dopo due prove, Peace of Mind ha dovuto impegnarsi nella seconda, quindi con spesa diciamo più vicina. Sarà lì che si chiede, oh, come mai sono in pista per la terza volta stasera? È una cosa un po' atipica, no? Se lo domanderà, certo, chissà. Se lo domanderanno tutti e due, penso. No, e Ringo Starr, visto invece... che una ricerca americana, c'è una ricerca americana che ha scoperto che i cani hanno fatto un esperimento su tante razze e la gente parla e a seconda della tonalità, insomma, hanno scoperto che i cani capiscono quello che le persone dicono. Vabbè. L'ho letto recentemente su un giornale. Sarà vero? I cavalli... qualcosa percepiranno, qualcosa capiranno. Del linguaggio umano lo capiscono sicuramente. Allora se lo domanderà come mai è per la terza volta dico a te non credo, però sicuramente qualcosa del nostro linguaggio lo capiscono e lo percepiscono. Ma insomma, capire se io ti dico sì. Massimo. Abbiamo anche Massimo De Marco, coinvolgiamolo subito. Sì, mi sembra che gli argomenti fossero arrivati veramente alla frutta, eravamo arrivati provati alla ricerca americana dei cani che capiscono il linguaggio degli uomini. Ho seguito l'ultimo pezzo, meno male che stavo zitto. Beh, se vuoi inserirti comunque. No, preferisco parlare di Ringo Starr Treb, no, che hanno aperto un quinto i provider praticamente dappertutto. Ah, un quinto addirittura. Sì, poi sceso al 15%, Peace of Mind al 180, ora 1 3/4 più o meno, qualcuno ha fatto due, qualche provider, 2-1, per cui insomma, totalizzatore un pochino più... equilibrata, se così si può dire, 1,28 Ringo Starr Treb, 2,40 Peace of Mind. Pensieri, musica, idee? Per chi siete? Ma guarda, Ringo Starr Treb, ovviamente, insomma. 3-0, speriamo che Ringo Starr, speriamo che sia una bella finale, dai. Ma non mancherà lo spettacolo, di questo ne sono certo. Non mancherà lo spettacolo perché Bellei le proverà tutti. Le proverà tutte, Roberto Vecchione e Enrico Bellei, che sono tutte e due impegnati per la terza vittoria nel campionato europeo. Esatto. E non si sono mai scontrati in race off. Massimo, sì. Te la ricordi la finale di Kramer Boy Diamond Circle? Come no? Ti ricordi Bellei che provò a passare di dentro a... Le polemiche. Erano altri tempi, però il personaggio non parte mai battuto, quindi... No, ma figurati, poi Enrico è capace di inventare, è 25 anni, 30 anni, non so, tu ci... lo conosci meglio di me da questo punto di vista, che inventa, per cui che fossero pony, che siano corse ai cavalli, uno che ha vinto 19 volte. No, se parli di pony devi dire almeno 42-43 anni. Cercavo di essere. Va per i 53, anche lui. Ah sì? Tu invece quanti vado sei? Per i 52. Vabbè, chi vinceva quei lasciamo pony? Lasciamo perdere quelli per cui vado io. Quanti sono? 81? No, 82? Giulio? Lasciamo stare. No, dai. Siete due ragazzini. Va bene, via. Ora che sappiamo l'età del Bellei, sappiamo l'età del Berti, il Luppi non ce l'ha detto, De Marco non ce lo dice, io penso si può andare a vedere anche la finale di questo campionato europeo. Te che dici? Guarda che faccina furba che c'ha, eh? Vai. Andiamo a vedere. Massimo, a te.
23 secondi, countdown che prosegue imperterrito, 1.28 Ringo Starr Trebbau, 2.43 Peace of Mind. È la finale del campionato europeo. Ringo Starr che si presenta con un palmarès a livello continentale con frequentazioni decisamente diverse, ma Peace of Mind cercherà di metterla in qualche maniera alla terza prova per venirne a capo. Campionato europeo trofeo era la finale edizione 2016. Una storia che corre dagli anni 30 fino a oggi. 1 Ringo Starr Trebbau, Roberto Vecchione, 2 Peace of Mind, Enrico Bellei. Mancano 150 metri al punto dello stacco. Chiusura delle ali con Peace of Mind, Ringo Starr Trebbau con Peace of Mind che sopravanza Ringo Starr, arriva la curva, Ringo Starr cerca di tenere dentro i piedini, Peace of Mind non riesce a passare finché non sbaglia, Ringo Starr Trebbau, Peace of Mind in vantaggio. Dopo 200 metri si rimette Ringo Starr Trebbau, 13.7 il lancio, Peace of Mind leader, Ringo Starr Trebbau che serra sotto. Completamento del primo quarto in decelerazione evidente, i 400 di gara in 29.2 da 1.13 al chilometro, Peace of Mind leader su Ringo Starr Trebbau. Ora il ritmo torna a essere molto 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 più tranquillo, i 600 di gara passati da Peace of Mind in 46.2 addirittura 17 per il paletto della piegata di sinistra, Peace of Mind leader a un giro dalla conclusione, Ringo Starr Trebbau nella sua scia dopo l'errore che ne ha condizionato la corsa all'imbocco della prima piegata, gli 800 iniziali in 1.23.33.1 di seconda frazione, mette la testa ai fuori Ringo Starr Trebbau a 700 al termine, si torna a accelerare, Peace of Mind mantiene tre quarti margine al completamento del chilometro in 1.17.4, Ringo Starr Trebbau proteso ora con decisione al suo esterno, Peace of Mind che mantiene mezza di margine a tre quarti a dritta in fronte, Ringo Starr che dà la punta di velocità, Peace of Mind che tira fuori tutto per reggere la botta all'imbocco della piegata finale, 28.3 terza frazione, 1.36 tre quarti miglio e Ringo Starr Trebbau insiste su Peace of Mind, tende a passare a metà dell'ultima piegata, Peace of Mind prova a reggere ancora l'urto e Ringo Starr a 200 metri da conclusione, qualcosa in vantaggio per quello che è di fuori, Ringo Starr che è passato nei confronti di Peace of Mind, Ringo Starr in vantaggio su Peace of Mind, Ringo Starr Trebbau, Roberto Vecchione, Holger Ehlert vincono il campionato europeo nonostante una rotta all'imbocco della prima curva, ce le ha provate tutte, Enrico Bellei sul a Peace of Mind, ma il campionato europeo trofeo era edizione 2016 va a casa Scarton, va a casa Roberto Vecchione, va a casa Holger Ehlert, ma soprattutto va a casa di un grande Ringo Starr Trebbau che conferma una statura continentale, quella che l'ha accompagnato nelle ultime due stagioni, il successo di Ringo Starr Trebbau che vince alla maniera forte nonostante un errore nella prima parte di gara. Andiamo a rivedere gli ultimi 150 metri con Peace of Mind che cerca di tenere tutto in serbo per la parte finale, ma Ringo Starr ha un cuore che è diverso questa sera, passa nella finale in maniera anche netta, due cavalli da accomunare nella premiazione che andremo a da qui a qualche istante a mettere assieme, a comporre con ovviamente le felicitazioni che sono d'obbligo per Ringo Starr e tutto il suo team. Le emozioni di una corsa le può dare solamente il cavallo e questa è stata la migliore dimostrazione con i due
separati sul traguardo da una lunghezza e mezza. Andiamo a rivedere per l'ultima volta il replay, le immagini. Enrico Star, che ormai padrone, riesce a alzare anche il pugnetto al cielo. Roberto Vecchione, che c'entra per la terza volta il campionato europeo. Ecco le immagini a commentare mentre io vado a cercare di prendere un microfono. A voi la linea. Grazie Marco. Torniamo dallo studio, che spettacolo, anzi torniamo, andiamo in diretta da Holger Hertz con Giovanni Gherardini. Dici qualcosa? Ma è stata una bellissima cosa, nella prima curva Enrico è andato un po' giù, Ringo sta preso il parrile e ha sbagliato, pensavo già perso la corsa, poi alla fine lasciate vedere lui il cavallo più forte. È stato bravo anche Roberto Vecchione a rimetterlo in fretta. Sì, bravo, bravo, bravissimo. E ci credevi ancora dopo quando è andato di fuori che potesse batterla? Prima aveva il dubbio, dopo ho visto l'ultimo quarto si batte. Davvero complimenti, hai presentato un cavallo al super top della condizione. Grazie mille, grazie. A voi. Giulio, che ti avevo detto? Vincerà Ringo Starr, ma ci sarà spettacolo. Io penso che questa sia stata una finale che ha riservato uno spettacolo veramente super. Lo stavo per dire io. Bellissimo. C'è stato addirittura il fuori programma della rottura del cavallo che poi avrebbe vinto, cioè di Ringo Starr 3, che era il numero uno oltretutto. E quella è la cosa che ha studiato per lei. Ha detto, gli metto mezzo cavallo avanti, sì. E gli scende lo metto in difficoltà. Beh, chiaro, poi lei è luciferino in queste cose, direi, no? Ma te l'ho detto, qualcosa inventa. Beh, ma lui è un grande guidatore, quindi deve avere tutte le armi al suo servizio, no? E Vecchione è un altrettanto grandissimo, perché secondo me ha avuto una freddezza, è riuscito a trattenere Ringo Starr sul trotto, di trotto, poi è uscito all'esterno al momento giusto, insomma direi che non ha sbagliato nulla, è Roberto Vecchione il giusto vincitore di questo campionato europeo, Ringo Starr 3 ovviamente il grande interprete. Alle nostre spalle sento un grande applauso del pubblico. E beh, Roberto Vecchione qui è amatissimo. Qui Roberto Vecchione, sono ormai diverse stagioni che... Allora, che vittoria, che race off, veramente splendido, dopo quello dello scorso anno, altrettanto bello e avvincente tra i due fratelli Di Nardo, con Orsia e Antonio Di Nardo che prevalsero nel finale su Olona Okei e Gaetano. Arriva questo successo con colpo di scena iniziale, abbiamo ascoltato Olga Erte, forse un po' sacrificato, Ringo Starr in partenza ha dovuto entrare un po' nei paletti e toccandoli comunque sia il cavallo si è spaventato, probabilmente si è scomposto e ha sbagliato, ma era il cavallo più forte, era quello che meritava di vincere e la pista ha dato il responso che doveva dare, poi anche secondo gli scommettitori, visto che Ringo Starr 3 aveva chiuso 1,21, poker per Roberto Vecchione nella serata, poker anche per Holger Ehlert. Ecco le immagini della premiazione con Marco Scartona, ovviamente felice e entusiasta accanto al suo cavallo, adesso addirittura viene alzato, portato in trionfo Roberto Vecchione. Abbiamo ascoltato anche una cosa, Gabriele, che ci ha fatto piacere, che raramente sentiamo possiamo ascoltare in nessun ipodromo ormai, né di galoppo che di trotto in Italia, l'applauso della folla, la passerella, ormai siamo abituati a passerelle solo all'estero, invece Cesena da questo punto di vista è un'isola felice. I complimenti da parte di molti degli addetti ai lavori. E allora torniamo a dare la linea a Vieri Berti e ovviamente a Giulio Luppi e a Giovanni Gherardini. Ci sarà anche il momento della premiazione, ricordiamolo, lo vediamo anche da queste immagini, ancora sofferente Roberto dopo la caduta di questo inverno a Milano, ricordiamo che ha ripreso a correre solo nella tarda primavera, vedete, zoppica ancora vistosamente, frattura dolorosa al ginocchio, nonostante questo. Grande classe per il driver aversano che oggi è riuscito a imporsi veramente in un race off splendido. Andiamo a Cesena. Qualche istante prima che arrivi Marco è andato via, Massimo De Marco, e lo chiamo Marco, scusatemi.
ha detto devo andare a rimediare un microfono per scendere giù per gestire la premiazione finale. Immagino che a questo punto sarà già pronto. Sì, sì, no, ma l'aveva già figurato. Il palco della premiazione del campionato europeo 2016, il trofeo Hera, Hera che è un'azienda che sponsorizza la serata del, da tanti anni, del campionato, da, ormai da 13 anni, esatto. 13 anni. L'inno nazionale. E siamo ancora. Siamo e ancora... noi pensavamo, pensavamo francese, pensavamo svedese, invece ci ritroviamo a parlare italiano. No. Inno nazionale, questa volta ci sta alla grande. Si è appena concluso allora l'inno nazionale, questa volta ci sta alla grande perché non c'erano solo italiani in questa corsa, ma Ringo Starr è stato come il Piave, la linea del Piave, eh? Sì, ha fermato sì, sì. Lo straniero. E quindi, fermato... e poi c'era anche un tedesco però, eh? Olger. dietro le quinte. Ma Olger è più italiano, è più che, italiano tedesco, che tedesco, dai, ma sì, ormai è italiano Olger. Insomma. Sento che sta partendo un'altra... Cos'è? Un'altra musica, intanto ricordo che per questa premiazione c'è un trofeo offerto da Hera S.p.A. al proprietario del cavallo vincitore, ovvero a Marco Scarton. Poi c'è una medaglia d'oro offerta da Hippogroup Cesenate al guidatore, ad Roberto Vecchione, e anche una medaglia d'oro offerta anche al secondo classificato, Enrico Bellei. Poi opere del maestro Eugenio Lenzi offerte da Better Slot a Marco Scarton, a Holger Ehlert e a Roberto Vecchione. Roberto che, ragazzi, zoppica ancora un po', ma quando è in salti non sente niente. E guarda, ancora queste bellissime immagini della retta d'arrivo e Roberto che alza l'indice. Di vittoria, Vittori. Ed eccola, tutta la formazione risalta inevitabilmente, non può essere altrimenti, su questo palco la meravigliosa madrina della serata. Davvero molto bella. Laura Variales, che abbiamo avuto Variales, anche qui con sì. noi in... Hai detto Variales? In Variales. Variales, no, perché avevo sentito Claudio Carter, aveva detto che la B in spagnolo si dice V, che la Variales, poi quando è venuto qua me l'ho chiesto, mi ha detto no, Variales, allora Variales. E credo che fra qualche istante cominceranno le consegne. Eccolo, il trofeo, la coppa offerta da Hera S.p.A. Sponsor, lo ripeto, da 13 anni. Sponsor della serata. Eccoci arrivati al momento della consegna della coppa. Eccola qua la coppa. Marco Scarton che solleva Scarton, la coppa, l'urlo liberatorio. Anche perché anche l'altro lo conosci, l'altro sarà non un, so come si no, chiami, ah, non so. Penso sia un socio. Un socio, sì. E Vecchione, è sparito Vecchione, mi sono perso Vecchione.
deve essere dietro a Elert, sai, Elert prende molto spazio. Ah sì, no, sì, eccolo, no, lì, no, eccolo, è, lì, è, eccolo, è ricomparso, sì, sì. Un obbligatorio, anche perché diciamo che la tensione non è mancata, quella questo chi è Giancarlo Mantellini, mi sembra il vicepresidente, sì, della società che consegna. Il dottor Giovanni Carlo Mantellini, vicepresidente di Ipo Group SPA, consegna al proprietario, al guidatore e all'allenatore del vincitore il trofeo Better Slot. Tempo finale, mi sembra hanno fatto 1:14:03. 14:03 che è un, comunque un buon tempo per una race off. No, un discreto tempo. Sì, un discreto tempo, però sai, qui contano niente, cioè, parziali. Sì, sì, no, ma poi alla fine c'è stato un paletto, un 17. Poi, quando, no, poi c'è stato l'errore, quindi c'è stato ovviamente un rallentamento dovuto, insomma, obbligatorio. Insomma. Ma sottolineavo quell'urlo liberatorio di Marco Scarton, perché sulla prima curva non avrebbe voluto essere nei suoi panni. No, no, scommettere sulla vittoria di Ringo Starr a quel punto era vero. Però è stato veramente freddo, Vecchioni, è stato veramente freddo perché... non si è lasciato. Ha il vantaggio di una cosa, poi... ha avuto il vantaggio di una cosa, di guidare un cavallo che praticamente non sa sbagliare e che se in quella circostanza ha sbagliato perché si è difeso, un pochino è stato sacrificato, forse anche si è difeso perché un po', ecco, intanto il bagno di rito mi sembra giusto. Anne Elert. È più biondo, Elert, è diventato più biondo. Si è ossigenato il capello. Anziché bianco è diventato biondo, guarda. Mi sembra più biondo. E, deve essere stato veramente un tuo... è stato, ecco, Roberto... Il sindaco di Cesena, dottor Paolo Lucchi, consegna la medaglia d'oro offerta da Ipo Group Cesenate S.p.A. Roberto al guidatore del vincitore. A festeggiare il vincitore insieme al presidente di Ipo Group Cesenate S.p.A., ingegner Tommaso Grassi, e alla madrina del campionato europeo 2016, Laura Barialis, sono presenti presidente l'onorevole Enzo Lattuca, Tommaso Grassi, l'onorevole Sandro Brandolini, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, la senatrice Laura Bianconi e la cantante lirica Federica Lombardi. Insomma, sul palco della premiazione anche tante personalità, sì. Ecco, che credo sia ormai ultimata la pratica premiazioni, sono state consegnate, sì, tutte le, sì, le coppie. A questo punto Roberto Vecchione si sposterà dal palco della premiazione verso il parterre, dove è stato allestito un altro palco, e Roberto sarà intervistato da Massimo De Marco in mezzo al pubblico, che credo che sia una cosa molto bella, anche perché è un modo per così far conoscere meglio. Sì, tra l'altro ormai sono anni che si succede che questa abitudine, questa consuetudine. Guarda che bella. Attenzione, gli possessori di biglietti vincenti sono pregati di recarsi alle casse per rispondere. Sono spettacolo, guarda che spettacolo. Guarda con, anche con i piedi, come lei cerca di reagire, ma qui capisce di aver perso. Vedi, ormai non comanda più, e qua il vincitore è soltanto uno. Quello che poteva fare l'ha fatto. Ah sì, certo, certamente. Con un pizzico di malizia anche. Quello che poteva fare l'ha fatto. Ha vinto il cavallo che va più forte. Punto. Possiamo mettere il punto. Sì, sì, assolutamente. Ecco, ancora una volta la regia ci dà le immagini della retta d'arrivo. Ma bellissima, secondo me bellissime. Le ti restano dietro, negli occhi, sono le immagini della telecamera interna, sì. Che riprendono la curva conclusiva. Sono proprio immagini stupende, che vedono all'opera due cavalli che hanno fatto in pieno la loro parte e due guidatori che hanno saputo trasformare questo race off conclusivo in un vero e proprio grande hanno spettacolo. Messo anche il brivido e hanno messo il anche brivido il brivido. Guarda che bellezza, guarda, ecco, la regia in regia ci hanno io sentito. Avrei voluto vedere anche la prima curva, avrei voluto vedere così per e allora sentiamo se in regia magari ci preparano anche le immagini della prima curva. Intanto, ecco, per preparare l'ultima curva ovviamente devono fermare, sì, sì, certo, la registrazione, certo. Quindi infatti. Abbiate un attimo di pazienza, ma sicuramente però è interessante distanti... vedere come, sì, bravo, ha sbagliato, ha ragione, ecco, eccola, ecco qua,
spinge, spinge di dentro, lui li viaggia al millimetro, prende qualche paletto e alla costringe, fine lo costringe è la famosa forza centrifuga che dicevo prima centrifuga, fuga dal centro. Quando un cavallo in piena azione entra in curva ha bisogno di un attimino di sfogo e di uscire verso l'esterno. Se te li viaggi schiacciato, lo schiacci lì. Lo costringi a prendere su una guida per non andare in su, se no prendi la rotata, te la dai da solo. È un marpione, infatti, correggendo il cavallo va di là. Certo. Dico, beh, lei è un marpione perché ha cercato proprio quello. Ti ho detto qualcosa si inventava. Di fargli perdere la camminata, ed era uno, forse l'unico modo per cercare di metterlo in difficoltà, insomma, di battere un cavallo che sulla carta è più forte. Poi sai, le corse sono corse. Esatto. Dovremmo essere sempre più vicini, ancora una volta, guarda che spettacolo, guarda Roberto che deve un attimino tirarlo in su, quando lo spinge il cavallo viene un filo in giù, lo deve ritirare in su. Sì. Senza commento. Ecco l'intervista. Ecco Massimo De Marco. Visto che sta salutando praticamente tutto l'ippodromo del Savio, possiamo salutare il vincitore dell'edizione 2016 del campionato europeo trofeo ERA Ringo Starr Treb con Roberto Vecchione per i colori della Scarton Stable. Holger Ehrt ovviamente è l'allenatore, le prime parole sono però ovviamente per Roberto. È la terza vittoria, non so se è la più sudata, però arrivati a un certo punto col brivido, dai, non mi danneggia, però mi stringe. Però Ringo Starr, dai, secondo me in questo momento è il cavallo più forte. Senti, vince il cavallo più forte per quello che è stato fatto nell'arco degli ultimi due anni, fuori Voltigeur, che ovviamente ha avuto i suoi problemi, però la qualità di Ringo Starr l'ha dimostrata in contesti anche superiori rispetto a Cesena da un punto di vista strettamente qualitativo ormai da due anni. È vero, i complimenti vanno soprattutto a Holger e al cavallo. Holger, è stata sofferta, ti hanno innaffiato di champagne però all'imbocco della prima curva, eh? Io pensavo già perso, dico la verità, non pensavo più di vincere perché è diventato molto tattico, e poi quando ha tirato fuori Roberto il cavallo dice ma forse si sta, e dopo l'ultimo curva ha vinto lui più forte di Peace of Mind e così ha vinto bene. Senti, ora è presto, però insomma il programma per Ringo Starr cosa prevede? Ma io spero prendo una volta un invito all'International Trot in America. Questa è l'idea mia, che quando no fermiamo il cavallo. C'è anche il proprietario, un proprietario col quale siamo praticamente negli ultimi anni cresciuti assieme, che viene da Milano, vengono da Milano perché sono due, corrono sotto l'insegna Scarton Stable, però siete in due. Siamo in due. La voce è finita. La voce è finita perché l'emozione è stata grande, è stata una corsa particolare e chiaramente poi ti ha tolto via tutti i residui che avevi negli ultimi metri. All'imbocco della prima curva era una gara difficile. Una gara difficile, ma come diceva Roby, la qualità premia. Lui per categoria con questi ha corso con cavalli diversi. Un po' di rammarico nella batteria, anche se vince ci sono le categorie. È una cosa che mi preme dire perché sono in mezzo ai cavalli da troppi anni e ci sono le categorie dei cavalli ma anche le categorie dei guidatori. È un momento di festa, è un momento che per Roberto Vecchione significa la terza vittoria. Erano gli altri al Gersole, al Cosasco di Ruggi. Cosasco di Ruggi, non c'è due senza tre, con Ehlert poi non si sbaglia nulla. E allora Roberto Vecchione, Holger, tutta la Scarton Stable e ovviamente Ringo Starr Treb, che è il principale protagonista di questa grande serata del Savio, sono i trionfatori del campionato europeo edizione 2016, trofeo ERA. Siamo giunti al termine di questa lunga serata che ha avuto il suo apice nella finale, nel race off. Come ipotizzate è stato un race off entusiasmante e ha vinto uno dei soggetti più attesi, Ringo Starr Treb, con Roberto Vecchione e Holger Ehlert. Questo per quanto riguarda il riassunto dell'appuntamento più importante di questo sabato 3 settembre.